Amici appassionati dei motori e in particolare amici dell'Italian Formula 4 Championship, benvenuti sul circuito di Vallelunga. Un saluto da Fiammetta alla Guidara, siamo pronti per la prima delle tre gare di questo ACI Racing Weekend con le monoposto di Formula 4 con i giovanissimi protagonisti del campionato. Ancora molto aperto e tra l'altro con una novità, perché c'è un pilota che ha conquistato la sua prima pole. Si tratta di Ollie Caldwell ed è pronto quindi per la sua prima partenza al palo, ma noi adesso andiamo proprio in griglia di partenza con la nostra Camilla Ronchi. Buongiorno Fiammetta, sì, dicevi bene, prima pole position per Ollie Caldwell, il britannico della Theodor Prema Racing, e per la verità non è soltanto una pole position ma sono tre, infatti due partenze al palo e poi secondo miglior tempo in una delle due qualifiche gli va della partenza al palo anche per quanto riguarda la terza gara, quindi bottino davvero ricco per Ollie Caldwell. Andiamo a sentire le sensazioni prima della partenza. Hi Ollie. Hi, how do you feel starting for the pole position? It's good, but I can't say too much as the race hasn't started yet, so I'll just be looking to get a good start. Beh, chiaramente è molto soddisfatto di questa partenza al palo, ce lo diceva anche stamattina subito dopo la qualifica, una grande responsabilità per Ollie Caldwell che sembra veramente aver trovato il feeling giusto con la Tatus e qui seconda casella sempre con i colori del team Prema Theodor Racing, il nipote di Enzo Fittipaldi, nipote del famoso Fittipaldi che al momento si trova in seconda posizione nella classifica generale. È una gara importantissima, ormai sono gli ultimi gare di questo campionato e sei a 16 punti da Leonardo Lorandi. Sì, è una gara molto importante, facciamo il più possibile, arriviamo alla fine e portiamo a casa il più punti possibile. Andiamo in terza casella, forse con il pilota più rivelazione degli altri di questo campionato, ovvero il pilota della Repubblica Ceca, Petr Ptáček, rookie, che si sta portando a casa la classifica rookie abbastanza facilmente e che lotta ancora per il podio. Petr, te l'ho già chiesto stamattina, ma te lo richiedo, l'obiettivo per te è il podio. Sì, cioè voglio vincere, vediamo cosa riesco a fare subito il primo giro. Se riesco a recuperare quelli due prima davanti sarebbe perfetto, comunque poggio l'obiettivo. Bene, sicuramente uno dei piloti che ci ha stupito di più in questo campionato, una conferma invece il leader al momento della classifica generale, Leonardo Lorandi, che naturalmente sappiamo che il talento ce l'ha, il piede anche, adesso bisogna dimostrare di reagire allo stress in questa situazione che sicuramente è molto difficile. Sì, sicuramente non è stata una delle nostre migliori qualifiche, quindi ora assolutamente c'è da attaccare e prendere più posizioni possibile. Leonardo Lorandi al comando della classifica generale per il momento con 16 punti su Enzo Fittipaldi, poi al terzo posto c'è Ollie Caldwell, l'autore di queste bellissime tre pole position, e poi dietro Petr Ptáček, ma manca veramente poco per il via di questa gara 1 qui a Vallelunga. La linea al commento di Fiammetta alla Guidara. Grazie Camilla, allora io vado subito a presentarvi il nostro ospite, con molto piacere do il bentornato in cabina di commento a Giovanni Delfino, responsabile motori Autotecnica. Ciao Giovanni, bentornato. Ciao Fiammetta, grazie e bentornati a tutti. Allora, siamo pronti per questa gara, ma abbiamo qualche minuto prima del via e io ne approfitterei, Giovanni, per dare ai nostri amici un aggiornamento sul nuovo campionato che partirà la prossima stagione, che è stato presentato alle squadre in questa tappa qui a Vallelunga ed è quello che può essere considerato lo step successivo del Formula 4 con un'auto omologata Formula 3 Regional, con tra l'altro telaio Tatus, motore Alfa Romeo, con 8 gare che si disputeranno di cui 4 in Italia e 4 all'estero. È ancora un po' da definire, diciamo, tutti i dettagli del campionato, però è stato presentato da VSK, che sarà il promotore insieme ad ACI Sport, proprio per far sì che le squadre comincino ad organizzarsi per prendere parte a questa serie che ancora deve essere deve trovare il suo nome e lo farà la FIA nei prossimi giorni,
e quindi chiaramente ve ne daremo conto. Anche il fornitore di gomme non è stato ancora ufficializzato, però sarà lo step successivo del Formula 4. Sì, non è facile fare una sintesi in pochi minuti di un lavoro che è durato più di un anno e mezzo, in coordinazione, un coordinamento tra Tatus e Autotecnica per riuscire a trovare un prodotto e a progettare, a disegnare un prodotto che i regolamenti FIA diciamo non avevano ancora ben identificato e descritto. Chiaramente c'è stata una collaborazione importante che voleva cercare di replicare il prodotto Formula 4, che tante volte abbiamo detto ha fatto successo nel mondo, in chiave Formula 3, quindi con, come dicevo, un regolamento nascente, un regolamento da definire, ma che sicuramente, così come per il Formula 4, ha dato ancora più attenzione, ancora più impulso alla sicurezza dei piloti. Quindi è una vettura che avrà, come dicevi, il telaio Tatus, il motore è la base Alfa Romeo 1750 Turbo che Autotecnica ha ridisegnato e riprogettato, chiaramente è un prodotto che sarà da vedere nel prossimo futuro. Intanto siamo pronti per la griglia di partenza, la vedete in sovraimpressione: Olly Caldwell prima pole position con Enzo Fittipaldi in prima fila, con lui Petr Ptacek, che è un rookie, con Leonardo Lorandi in seconda fila, Petekov e Grégoire Sossi in terza fila, Alessandro Famularo e Federico Malvestiti in quarta, William Latalo e Nicolas Krutten in quinta fila, Morozov e Carrara in sesta fila, Laganella e Morricone in settima fila. E poi abbiamo Rasmussen, Cipriani, Azman e Amna Al-Kubaisi, unica rappresentante delle quote rosa in nona fila, Andrea Dellaccio, Daniel Webster, Alessio De Ledda, Ido Cohen. E a chiudere lo schieramento di partenza abbiamo Venditti. Vediamo intanto che le vetture sono pronte per il giro di riscaldamento. C'è tanto pubblico qui sul circuito di Vallelunga, dove le temperature sono elevate. Ecco, tra l'altro, questo adesso diciamo sono le 16:07, quindi forse un pochino si stanno abbassando le temperature, però sono per la media stagionale sono abbastanza elevate. Questo può rappresentare una difficoltà? È una difficoltà e uno stimolo per i team, perché la gestione delle temperature, la gestione del riscaldamento dei motori, la gestione del riscaldamento dei pneumatici, adesso che nel giro di formazione, è uno stimolo per fare bene, è strategia, fa parte del pacchetto team pilota, tale per cui dopo è difficile gestirle bene, ma è importante per una buona partenza e per una buona condotta di gara. Naturalmente i motori pneumatici rendono bene quando sono nel range di temperatura ideale, quindi sta veramente alla gestione del pre-gara e alla gestione di questo giro di formazione che è partito adesso ottimizzare. Quindi vediamo che prendono il via per il warm-up lap, dopodiché ci sarà la partenza come sempre, come detta il regolamento, da fermi. Abbiamo visto in qualche occasione, quando c'è stato asfalto bagnato, la partenza dietro safety car, altrimenti il regolamento detta appunto la partenza da fermi, perché abitua i giovani protagonisti a quelle che saranno poi delle partenze in campionati internazionali. Intanto 29 gradi di temperatura nell'aria, arrivano le informazioni dal nostro Matteo Losa nel coordinamento, che ringraziamo, e 38 gradi sull'asfalto, queste le temperature al momento. Il che vuol dire che l'aria aspirata dal motore arriva almeno a 55-60 gradi, e quindi chiaramente sono temperature che mettono in difficoltà pacchetto tecnico, che però è ben strutturato e ben adeguato per sopportare questi carichi. E quindi una difficoltà in più, ma anche uno stimolo in più per i piloti. Vi ricordo che per quanto riguarda la classifica di campionato ci sono ovviamente due classifiche, quella assoluta e quella dei rookie. Nell'assoluta Leonardo Lorandi conduce con 239 punti contro i 223 di Enzo Fittipaldi, e sono proprio loro i contendenti principali nella lotta al titolo, anche se in terza posizione c'è Olly Caldwell a quota 153 punti. Chiaramente ci sono ancora diverse gare da disputare, 6, compresa quella che stiamo vedendo adesso, che tra poco prenderà il via, e ci sono poi dei risultati da
scartare. Il gap comunque è abbastanza importante, quindi ci sentiamo di dire che la lotta per il titolo sarà principalmente tra Lorandi e Fittipaldi, mentre per quanto riguarda la classifica rookie è Peter Ptacek, pilota di nazionalità ceca, a concludere al momento in vetta alla classifica, 300 punti contro i 207 di Gianluca Petekov, che invece è un pilota brasiliano. Allora vediamo con Holly Caldwell, che appunto è alla sua prima pole position, ma che poi è stato capace di replicare anche per quanto riguarda le partenze al palo di gara 2 e di gara 3, che si svolgeranno invece domani. Immediatamente al suo fianco parte il brasiliano nipote di Emerson Fittipaldi, si tratta di Enzo Fittipaldi, con entrambi con il Prema Theodor Racing Team, mentre con il team Bytec corrono i tre piloti che seguono, quindi Ptacek, Lorandi e Famularo. Vediamo intanto con tutto pronto ora per il via. Vediamo lo start, motori che vanno al massimo in diretta dal circuito di Vallelunga. Vedo una partenza anticipata, sembra, cioè, saranno poi chiaramente dalla direzione di gara a confermarci se c'è stata una partenza anticipata, ma sembrava che qualcuno si fosse mosso sulla griglia prima, oppure gli altri sono mossi più tardi. In ogni modo, la partenza che vede davanti le due vetture del Prema Theodor Team, dopo c'è una vettura del team Jenser, abbiamo Susi, Lorandi in quarta posizione, c'è un'uscita, a questo punto vediamo se riuscirà, sembrerebbe Lorandi. Susi ha fatto una partenza, come dicevi, leggermente anticipata. Ma Lorandi è qua? No, è Ptacek. E quindi Ptacek. E si è trovato davanti alla macchina di emergenza, adesso bisognerà vedere che cosa diceva lui. Una partenza difficile a Vallelunga, perché il curvone è una curva che ormai fanno tutti in pieno e poi si arriva al fondo in staccata a velocità che sono oltre i 220 km all'ora, quindi sicuramente è un momento impegnativo. Ecco, intanto vediamo Susi con la vettura del team Jenser che cede il passo a Leonardo Lorandi, che è in lotta appunto per il titolo, è tra l'altro leader della classifica. Ci sono stati un po' di avvicendamenti in testa alla classifica generale appunto tra Lorandi e Fittipaldi, e ora c'è il vantaggio di Lorandi, che ovviamente vuole mantenere queste distanze dal suo rivale del team Prema, che in questo momento però lo precede. Andiamo a vedere il primo giro che si conclude, transitano sul rettilineo Caldwell con il suo compagno di squadra Fittipaldi. Chissà se ci saranno poi dei giochi di squadra, chissà se ci sarà poi da parte di appunto di Caldwell la galanteria di farlo passare, non sappiamo, vedremo. Stavo pensando la stessa cosa mentre parlavi, però questi sono ragazzi che hanno tanta voglia di vincere, quindi è veramente difficile che si possa fare gioco di squadra quando sei lì a giocarti la vittoria. Sì, questo è il replay dell'uscita. Fortunatamente sono stati molto bravi ad evitare. Sì, infatti, mentre intanto vediamo un'altra vettura che va a parcheggiare sull'erba, si tratta di Morricone che rientra, che vediamo se a questo punto riuscirà a togliersi dalla via di fuga. Intanto il cronometro corre, 25 minuti e 20 più un giro, c'è però l'ingresso della safety car, quindi come temevamo in effetti. Sì, chiaramente per la macchina è una posizione in cui si prevede di portarla via con i mezzi di soccorso, e quindi chiaramente bisogna rallentare, safety car in pista, lo vediamo. Sì, safety car per la vettura di Morricone che appunto è parcheggiata in una zona pericolosa. Intanto si vanno adesso a neutralizzare i vantaggi Caldwell, Fittipaldi, Lorandi, Susi, Petekov, che è primo dei rookies. Questo al momento l'ordine di transito fino appunto all'ultimo giro prima della safety car. E ora ovviamente sono vietati i sorpassi, tra l'altro ricordiamo che deve essere mantenuta anche una distanza
comunque massima dalla safety car, proprio per evitare nella ripartenza di avvantaggiarsi, di prendere quindi in certo qual modo velocità e quindi un vantaggio sugli avversari che seguono. Quindi anche il regime di safety car, Giovanni, è comunque non un qualcosa che si fa staccando il cervello, ma no, è come no, bisogna stare concentrati, molto concentrati, ed è un po' la replica del giro di formazione, per quanto dicevamo prima. Anche qui bisogna essere attenti a mantenere i pneumatici in temperatura, quindi è molto importante. Qua rivediamo la partenza, vediamo se c'è effettivamente una partenza anticipata di Sossiche, quindi sicuramente sarà vista dai commissari e che verrà per forza penalizzato. Sì, abbiamo visto che si è mosso prima dalla griglia di partenza lo svizzero Soucy, che in questo momento si trova in quinta posizione. Si procede intanto dietro la safety car per dare tempo chiaramente alle operazioni di recupero e di rimozione della vettura di Morricone. Intanto ricordiamo che siamo nel primo dei tre appuntamenti dell'Italian Formula 4 Championship, un campionato che è un vanto, possiamo dire un fiore all'occhiello per quanto riguarda l'Italia, perché è un prodotto completamente italiano, Giovanni. Sì, e questo mi dà modo di proseguire il discorso che stavamo dicendo prima sul neocampionato di Formula 3, perché anche le soluzioni tecniche studiate per questa nuova vettura riprendono un po' quella che era la chiave del successo del Formula 4, quella che è la chiave del successo del Formula 4, quindi prodotto italiano. Anche lì ci saranno pinze dei freni Brembo, anche lì ci sarà l'elettronica Magneti Marelli. Insomma, di nuovo abbiamo cercato di replicare un pacchetto che, lo vediamo, funziona, un pacchetto molto affidabile, un pacchetto che permette ai piloti di crescere. Ne hanno suggellato l'importanza la presenza del presidente di AC Sport, Angelo Sticchi Damiani, e di tutto lo staff AC Sport, e chiaramente Luca De Donno di USK, che ha presentato e promosso il campionato, e quindi sarà sicuramente l'artefice di uno degli artefici di quello che speriamo sia la replica di un successo che il Formula 4 è una realtà del panorama motorsport. E del resto si va proprio a continuare il discorso di filiera, perché tra l'altro, ecco, WSK ricorda anche l'omonima serie nel mondo delle kart, dopodiché dal kart si approda come primo approccio nel mondo dell'automobilismo proprio nel Formula 4. Vi ricordo che si può già correre a partire dai 14 anni d'età, mentre il prossimo step sarà quello con le vetture omologate Formula 3 Regional a partire dai 16 anni di età. Quindi comunque il Formula 4 sarà uno step intermedio. Sì, tu mi leggi nel pensiero, perché stavo proprio dicendo che effettivamente questo permette, la formula che si sta studiando è quella di fare due campionati affiancati, o meglio negli stessi weekend. Quindi il campionato di Formula 3 prevede 6 appuntamenti concomitanti col campionato Formula 4 italiano, in maniera tale che sia i team che i piloti possano intravedere una possibile filiera di crescita potendosi confrontare con la serie sorella maggiore, diciamo, nel momento in cui sarà in pista. E per quanto riguarda le gare, sono stati annunciati 4 circuiti italiani: Monza, Mugello, Imola e Vallelunga, mentre le altre 4 gare che si svolgeranno in circuiti europei sono ancora in via di definizione. Si è parlato di Belgio, Francia, Olanda, Austria, Germania. Insomma, queste potrebbero essere chiaramente le località che ospiteranno il campionato, che ancora non ha una sua definizione, che verrà appunto stabilita dalla FIA, ma appunto si tratta di auto omologate Formula 3 Regional, tra l'altro con per quanto riguarda la sicurezza un'omologazione simile alla Formula 1. Un'omologazione Formula 1 in toto. Pensate. Il telaio è stato testato in tutte le maniere, in tutti i modi, quindi oltre 30 test, tra crash test, prove strutturali, prove di compressioni, eccetera, che permettono di ottenere l'omologazione. Tatus è stata la prima ad omologare il telaio, Autotecnica è stata la prima ad omologare il motore su base Alfa Romeo, ed ecco il motivo per cui, essendo partiti per primi qualche anno fa col Formula 4, si cerca di replicare strategie successo.
Intanto la safety car rientrerà alla fine di questo giro. Giovanni, ci siamo perché si entra nuovamente nel vivo dell'azione. A noi chiaramente fa molto piacere, perché è vero bello vedere anche le livree di queste monoposto, tra l'altro sono sicuramente spettacolari da vedere anche a bassa velocità, però chiaramente noi vogliamo vedere l'azione. Però è vero che ovviamente la sicurezza viene prima di tutto, e quindi nel momento in cui c'è una monoposto che esce in una via di fuga e rimane ovviamente lì, deve essere rimossa. Quindi siamo pronti, la safety car è rientrata, Caldwell sta dettando il passo alle sue spalle il suo compagno di squadra nel Prema Theodor Racing Team, Enzo Fittipaldi, e poi Leonardo Lorandi in terza posizione, poi Petekov Sosì, che potrebbe essere sanzionato, lo vedremo, per partenza anticipata, non sta a noi giudicare, poi Malvestiti, Aratalo, Frutten, Laganella, che è il secondo dei rookies. Vediamo quindi azione di nuovo con subito Lorandi che va all'attacco di Fittipaldi, staccatona, guardate che sorpasso Leonardo Lorandi sul suo diretto rivale in campionato, mamma mia che grinta, veramente bravo, perché ha fintato il passaggio all'interno e poi è uscito all'esterno ed è stata veramente una manovra molto efficace. Quindi sorpasso per la seconda posizione, ma guardate la risposta, attenzione perché questo è un momento davvero delicato, infatti c'è un contatto che vede diverse vetture coinvolte, ce n'è una che rimane, tra l'altro una è Lorandi, attenzione Fittipaldi rientra, Lorandi vediamo, mi sa che è danneggiato, sì, danneggiato sull'anteriore, e questo è un grosso guaio. Ci sarà tanto lavoro per i commissari qua, perché chiaramente qui hanno fatto delle manovre al limite della regolarità, è rimasto il più penalizzato di tutti, è stato Lorandi, che vediamo fermo in questo momento e che probabilmente comporterà l'ingresso di un safety car. Attenzione, andiamo anche al tornantino, altro contatto qui sicuramente, quindi safety car, perché abbiamo il contratto tra Cohen che riparte mentre le inquadrature stornano su Lorandi, e poi invece abbiamo visto anche con il numero 88 Anna Alcubaisi che rimane invece parcheggiata sull'esterno del tornantino, e quindi sicuramente a questo punto nuovamente l'ingresso della safety car, mentre sono under investigation sia Petekov che con il numero 74 proprio Fittipaldi, che però io non vedo in questo punto, vediamo in che posizione è rientrato. Sì, è 17esimo. Sì, chiaramente l'annuncio che avevamo fatto si è concretizzato, entra la safety car, c'è più di qualche vettura da rimuovere, c'è più di qualche immagine da studiare per i commissari tecnici, perché per i commissari sportivi, perché chiaramente come dicevamo le manovre sono partite da quel sorpasso di Lorandi bellissimo, sì, davvero eccezionale, poi chi lo seguiva ha provato a controsorpassare, però chiaramente senza efficacia e creando questo incidente. Tra l'altro anche Sosì, che era nelle prime posizioni, adesso lo vediamo precipitato in 19esima piazza, lui non è però under investigation, lo sono Petekov e Fittipaldi, quindi 15 minuti e 40 allo scadere del tempo regolamentare, ed è di nuovo safety car, la seconda di questa gara che è davvero davvero movimentata. In questo caso si entra per rimuovere sicuramente la monoposto di Amna Alcubaisi, Prema Theodor Racing Team, ma credo forse anche Leonardo Lorandi, non so se sia in una posizione, forse no, lui non dovrebbe essere in una posizione. Via di fuga, però chiaramente è facile spingerla fuori quella, la vettura di Lorandi. Commentavamo prima della partenza in pit lane con Camilla che Vallelunga è una pista in cui la scia si sente in maniera importante, perché il curvone ormai è subito dopo il traguardo, viene fatto in pieno da tutte le vetture, quindi se si esce molto vicini alla vettura che precede si ha veramente la possibilità di sorpassarla, generando delle velocità sicuramente importanti, che poi però portano a delle frenate altrettanto importanti, e quindi bisogna essere molto bravi a controllare la vettura. Ed ecco intanto il replay che la regia ci manda puntualmente, il contatto, vedete, viene
direi a questo punto investito, Sosì. Sì, c'è stato un contatto tra l'anteriore Randi. Di Lorandi, esatto, e Sosì, che poi si è girato, nel frattempo ha cercato di approfittarne Fittipaldi, che poi si è affiancato a Lorandi e che ha avuto di nuovo un nuovo contatto. I contendenti al titolo si sono esclusi, forse però ha avuto la peggio Lorandi, perché chiaramente Fittipaldi ha la possibilità di proseguire. Sì, anche se appunto adesso è in sedicesima posizione, il tempo a disposizione è poco, questo invece è quello che è successo al Tornantino, il contatto tra Amna al-Kubaisi e Cohen, e entrambi abbiamo visto quindi sono usciti, ma intanto andiamo in pit lane con la nostra Camilla Ronchi. Ovviamente con Simone Rosa e Cram Motorsport, tu che conosci ormai questo campionato da tanti anni, è vero che alla fine del campionato succede sempre qualcosa ai piloti, nel senso forse c'è un eccesso di foga nell'ultima parte del campionato? Sì, adesso abbiamo visto proprio un incidente tra i primi due in campionato, che se lo stanno giocando e sono arrivati un po' al limite, sono toccati, sono usciti tutti e due. Avete un nuovo acquisto che è Daniel Webster, svedese, che non ha molta esperienza nelle formule ma sta imparando. Sì, è un ragazzo nuovo, giovane, ha 16 anni, e la sua prima gara, ha fatto dei test con noi ma si sta comportando bene. Grazie Simone. Grazie Camilla, allora regime di safety car ancora per rimuovere la monoposto di Amna al-Kubaisi, adesso stiamo proprio passando insieme al gruppo di testa dei piloti che è capitanato da Holly Caldwell nella zona appunto, vedete, dove avviene la rimozione del monoposto, quindi io a questo punto mi sento di anticipare che non mancherà molto Giovanni per tornare in azione, perché a questo punto vedete la vettura è stata rimossa, detriti non ce ne sono, quindi si dovrebbe ritornare al via. Sicuramente sta scalpitando lì dietro Enzo Fittipaldi dalla sedicesima posizione, anche se appare sul nostro monitor a circuito chiuso, noi vi riferiamo immediatamente quello che la direzione gara ci comunica, che i piloti che vi abbiamo citato prima, e quindi Petekov, Fittipaldi e Lorandi, saranno under investigation ma after the race, quindi dopo la gara. Sì, è un po' quello che però lascia sempre poi aperto il risultato a delle modifiche post gara, quindi non si sa, ci vorrà sicuramente tutto il tardo pomeriggio per arrivare alla definizione della classifica, se verranno prese delle decisioni. Vediamo intanto ancora safety car in pista, a questo punto credo che dal prossimo giro si rientrerà in azione, il tempo corre, 11 minuti e mezzo lo scadere del tempo regolamentare, poi ancora un giro, chiaramente Fittipaldi punterà a recuperare quanti più punti possibile, considerando che è assente il suo diretto rivale in classifica nonché leader Leonardo Lorandi, se ovviamente non ci saranno penalizzazioni che coinvolgeranno lui o il suo rivale. Intanto è qui davvero tempo per l'azione, per la rimonte ne rimane poco, Giovanni, anche se adesso con la safety car ovviamente sono stati compattati tutti i distacchi, però davvero compiere dei sorpassi non è facilissimo, l'abbiamo visto, si rischia anche alle volte di agganciarsi e arrivare. No, non è facile, al momento mancherebbero 7 giri, però la safety car ha ancora le luci accese, quindi sicuramente ce ne sarà ancora uno dietro safety car che toglierà almeno un paio di giri d'azione. Ah no, guarda, le spegne proprio in questo momento, quindi entra almeno questo giro, vedremo qualche giro in più. Ebbene, noi siamo molto felici di questo, ovviamente l'azione sta per riprendere in diretta dal circuito di Vallelunga, gara 1 del Formula 4 Italian Championship, in cabina di commento con noi c'è Giovanni Delfino, Autotecnica Motori, con la safety car che sta per rientrare, e Holly Caldwell, pilota britannico, alla sua prima pole position, in testa alla gara e terzo in classifica di campionato, e dietro ora c'è il rookie Gianluca Petekov con William Aratalo in terza posizione. Che classifica strana che c'è in questo momento, Giovanni. Sì, una new entry per il podio sarebbe, no, sicuramente forse Petekov lo ricordo sul podio. Aratalo sicuramente esatto. È un pilota in crescita, dovrebbe aver colto almeno un podio, però non è nelle zone alte della classifica, mentre
i protagonisti appunto della lotta per il campionato sono uno addirittura fuori, che è Leonardo Lorandi, il leader della classifica, e l'altro Enzo Fittipaldi è in sedicesima posizione. William Ratalo è nono in classifica. Vediamo. Caldwell è in grande crescita nelle ultime gare, ottiene sempre risultati migliori, lo vediamo anche noi nella maniera di guida, in telemetria, sicuramente si intravedono dei grossi progressi. E tra l'altro è anche l'unico, direi, che è andato sempre a punti, quindi nessuna sbavatura effettivamente per lui, almeno non tale da doverlo escludere dalla zona punti. Intanto si riparte, la bandiera verde, torna l'azione in pista con il campionato italiano di Formula 4, che ricordiamo è organizzato da Acisport in collaborazione con VSK. Abbiamo visto proprio Sosì, uno dei protagonisti delle zone alte della classifica all'inizio della gara, che cerca subito di recuperare posizioni, altrettanto fa anche Enzo Fittipaldi, che è sedicesimo, mentre a questo punto Caldwell può puntare alla vittoria. Fino adesso ne ha conquistata una in gara 1 al Paul Ricard, quindi attenzione alla staccata di Petekov, che ricordiamo è il primo dei rookies. Per quanto riguarda la classifica dei rookies è in seconda posizione, ma vediamo anche lì dietro. Sì, qui tra compagni di squadra non ci si risparmia, due vetture del team Jensen in lotta, due vetture della Prema nelle prime due posizioni, però non si risparmiano colpi. Sì, infatti davvero non si fanno sicuramente giochi di squadra, e sicuramente non si va a favorire il proprio compagno di squadra anche se è in lotta per il titolo. Andiamo al tornantino, qui si stanno davvero riscaldando gli animi oltremodo per quello che è uno scampolo di gara a 7 minuti e mezzo allo scadere del tempo regolamentare. Caldwell, vediamo Petekov, William Ratalo, vediamo com'è la situazione dopo al primo giro utile, dopo il rientro della safety car. Malvestiti è riuscito a spuntare la terza posizione, poi Laganella, Ratalo, Prunten, Asman, Carrara, Famularo, vediamo Fittipaldi 14esimo, ha recuperato due posizioni, mancheranno circa 5 o 6 giri, quindi deve lavorare. Si può comunque cercare di recuperare, mai arrendersi, chiaramente questo è un imperativo. Caldwell è lì davanti con il suo compagno di squadra Gianluca Petekov, che nonostante il nome italiano è in realtà brasiliano, e dietro Malvestiti, che è riuscito al momento a spostare la terza posizione. Lo vediamo con la vettura del team Jensen numero 27, e poi qui abbiamo un gruppo, guardate su sì, con la vettura di Mienzer numero 16, sta recuperando parecchie posizioni anche lui. C'è anche Ptacek lì davanti a lui in quindicesima posizione. C'è stato un vero e proprio rimescolamento, questo invece è Andrea Dell'Accio, e ora vediamo Fittipaldi che cosa sarà in grado di fare. Tornantino, il punto più lento della pista, inquadrature per Sosì, che era partito tra l'altro molto bene e ora sta affannosamente rimontando. Si chiude un altro passaggio, tempo che scorre inesorabile. Giovanni, qui è davvero molto dura per chi deve rimontare. È vero, però è bello vedere come tutti i piloti nel Formula 4 abbiano la possibilità di mettersi in luce, quindi basta il minimo errore che è difficilmente recuperabile. Lo vediamo, Fittipaldi si sta giocando il campionato, però è difficile sorpassare quelli che è davanti, perché proprio perché le prestazioni delle vetture sono mantenute equiparate, sono tutte uguali, quindi bisogna giocarsi ogni sorpasso azzardando una frenata o una manovra, e questo fa sì che oggi abbiamo davanti Caldo, Pete, conferma questi qui, la Galella e Alatalo, che sicuramente non sono frequentatori delle zone alte della classifica normalmente, però in questa gara stanno dando vita sicuramente una bella battaglia. Ecco le inquadrature per le prime posizioni, con lì dietro guardate la rimonta
che vede protagonista Carrara e Azman, numero 17 per Azman, che ha appena ceduto la posizione al compagno di squadra Carrara, dietro di loro Famularo, poi Morozov, e qui le posizioni sono destinate a cambiare ancora. Famularo numero 10, molto agguerrito anche lui, si va di nuovo al tornantino e manca davvero poco alla conclusione di questa gara, la prima delle tre del campionato italiano di Formula 4 qui sul circuito di Valdelunga, penultimo appuntamento stagionale. Poi si andrà al Mugello nel weekend del 27-28 ottobre, quindi ci sarà una lunga pausa prima della conclusione della stagione. 4 minuti quando passa Caldwell sul rettilineo davanti al cronometro, tra l'altro mette giù il giro veloce con la pista libera davanti a lui, 1:33.3, 1:33.7 per Petekov. Vediamo come è messo Fittipaldi, undicesimo, quindi sta andando con un ritmo incredibile, 1:33.9, nonostante abbia del traffico lì davanti. Qui abbiamo Ptacek che invece è costretto al ritiro, niente da fare per lui. Bisogna capire se ha risparmiato le gomme o forse, come ci dicono dalla regia, Teo Rosa aveva una rotta, quindi si è fermato, non aveva più senso proseguire. E intanto questo è importante in ottica campionato rookie, perché Ptacek è il leader con 300 punti, mentre Petekov ne ha 207, e in questo momento Petekov sarebbe, così rimanendo le cose, il vincitore della gara per quanto riguarda i rookies, e quindi punti importanti. Andiamo a vedere intanto ancora l'attacco, vediamo per un po' per tutte le posizioni. Qui abbiamo con il numero 15 Carrara, e quello di prima invece era Webster. Vediamo Webster con il numero 94, che è alle spalle di Fittipaldi, che ora si trova appunto in undicesima posizione. Vediamo adesso qual è la situazione per il protagonista dell'inseguimento di questa gara, della rimonta, 2:20, quindi ancora sicuramente tre giri, sì. Giro veloce, come vi anticipavamo, per Olly Caldwell, e tre giri soltanto che mancano, che separano i protagonisti del Formula 4 dalla prima bandiera a scacchi di questo weekend, con Malvestiti in terza posizione, poi la Ganella, Guglielmo Natalo, Pruten, Carrara, e Fittipaldi è risalito in decima posizione, sta facendo una rimonta incredibile. Davanti, vediamo, c'è Famularo, Azman, adesso lo cominciamo anche a rivedere nelle inquadrature, vedete Kruten con la vettura del team Mucke con il suo caratteristico colore rosa, poi c'è Carrara con la livrea blu del team Jenser, e poi Azman, Famularo e Fittipaldi, mentre ora le inquadrature sono per Alatalo, anche lui del team Mucke. Gara davvero combattuta e davvero ricca di colpi di scena. Vediamo ora, va a concretizzarsi l'attacco di Fittipaldi per quanto riguarda ora punti più consistenti in ottica campionato. Al momento è in decima posizione, ma sicuramente non basta al giovane pilota brasiliano, che appartiene ad una famiglia prestigiosa di piloti. Vedete, il tempo non è ancora scaduto quando transitano sul rettilineo, quindi verrà concluso questo giro e poi ce ne sarà ancora un altro. È bello il campionato di Formula 4, perché bellissimo. Lo ricordavi tu, lottano per tutte le posizioni, che sia la quindicesima, che sia la quinta, che sia la prima, si vedono dei duelli. Guarda ancora Fittipaldi come riesce a portarsi in ottava posizione superando Azman. E quindi non si risparmiano i colpi, pur rimanendo nella correttezza. È chiaro che qualche contatto qualche volta c'è e ci deve essere, però è veramente avvincente. Sì, davvero grande spettacolo, grande show. Vediamo Famularo, intanto numero 10, lì dietro c'è Fittipaldi, appunto, che sta cercando, vedete, di uscire dalla scia. Davanti a lui c'è Carrara, numero 15, e poi Kruten con la livrea rosa del team Mucke,
Fittipaldi all'attacco. Attenzione, questo è un momento critico perché chiaramente man mano che va a compiere sorpassi i rivali davanti sono sempre più veloci. Scade ora intanto il tempo, per cui si concluderà questo giro e come vi anticipavamo ce ne sarà un altro prima della bandiera scacchi, come detta il regolamento del campionato italiano di Formula 4. Va a cercare il sorpasso Enzo Fittipaldi, che è sicuramente uno dei piloti più veloci. Attenzione perché ora rischia invece di perderla un'altra posizione con Alsman che si inserisce. Questo, Giovanni, è un classico, possiamo dire. Sì, lo abbiamo visto durante l'arco della stagione, ci sono dei piloti che danno tutto e per cercare il sorpasso in più poi perdono due posizioni, però loro risparmiano colpi e rendono bella e avvincente la gara anche per noi. È vero, infatti va benissimo così, chiaramente lo spettacolo è servito con il campionato italiano di Formula 4. Adesso va di nuovo all'attacco Enzo Fittipaldi, che è secondo in classifica di campionato ma che vuole chiaramente cercare di portare a casa più punti possibile, vista anche l'assenza di Leonardo Lorandi che è stato costretto a parcheggiare proprio dopo il contatto con il pilota brasiliano. Vanno adesso ad affiancarsi nuovamente con Azman, vediamo anche dal muretto box del Prema Theodor Racing Team, si segue con trepidazione la rimonta di Enzo Fittipaldi. Lì dietro, guardate, si aprono a ventaglio, intanto si cercano chiaramente, si cerca di sopravanzare i propri rivali, lotta come dicevamo per tutte le posizioni ma soprattutto per mettersi in luce, inquadrature per Holly Caldwell, che è in caccia della sua seconda vittoria. Ormai direi che l'ha messa saldamente in cassaforte perché ha 3 secondi e 81 millesimi di vantaggio nei confronti di Gianluca Petekov. Andiamo alla curva Roma, uscita della curva Roma, e Holly Caldwell intanto saluta la bandiera scacchi e va a conquistare la vittoria davanti a Gianluca Petekov con la terza posizione di Malvestiti, e poi a seguire Laganella, Latalo, Prutten e Carrara Fittipaldi, che chiude almeno in ottava posizione, riesce a sorpassare nuovamente Azman che si era portato davanti a lui, poi Morozov, Anthony Famularo, poi Webster Sosi, anche lui autore di una rimonta, anche Cohen che si era girato al tornantino proprio nel contatto con Anna Alcubaisi, chiude in quindicesima posizione. Ecco le inquadrature intanto per Caldwell, terzo in classifica di campionato, un pilota che è molto molto consistente come vi stavamo dicendo, perché è andato sempre a punti, anche magari un punticino il suo peggior risultato in gara 2 a Magione, però ha fatto il suo bel compito e ha siglato comunque un punteggio. In effetti sì, andate a vedere sul sito di acisport.it la classifica del campionato italiano di Formula 4, vedete che tutti gli altri hanno qualche buchino nel loro punteggio. C'è Leonardo Lorandi che ne aveva uno a gara 1 del Paul Ricard, adesso ne avrà un altro in gara 1 a Vallelunga. Invece ci sono 3 zeri per Enzo Fittipaldi, quindi ciascuno dei piloti ha comunque avuto una gara nera almeno. Federico Malvestiti, che è quarto in classifica, aveva concluso a 0 punti gara 2 e gara 3 al Paul Ricard e anche gara 3 a Misano, mentre appunto Holly Caldwell è stato sempre molto regolare e costante. Ora va a capitanare il gruppo anche mentre entra in pit lane Holly Caldwell, davanti a Gianluca Petekov, Federico Malvestiti, Umberto Laganella, William Alatalo, poi Nicolas Krutten, Giorgio Carrara, Enzo Fittipaldi, Nazim Azman, Ilya Morozov. Questa è la classifica per quanto riguarda le prime 10 posizioni: Alessandro Famularo, Daniel Webster, Grégoire Sosì, Oliver Rasmussen, Ido Cohen, Andrea Dellaccio, Emilio Cipriani, Alessio Deledda, Fabio Venditti e Peter Tacek, che abbiamo visto invece è stato costretto al ritiro, l'abbiamo visto in corsia box. Pubblico numeroso nonostante il caldo, temperature davvero elevate come dicevamo in apertura, e sicuramente una difficoltà in più per i giovani protagonisti del campionato italiano di Formula 4, che però in questo modo si abituano, Giovanni, a quelle che saranno le difficoltà di una carriera che si prospetta, speriamo sempre più chiaramente prestigiosa. Assolutamente sì, chiaramente andranno poi a
cercare di entrare nelle categorie superiori, e quindi la preparazione fisica è sempre più importante per guidare queste monoposto, quindi sicuramente una gara con questo caldo mette alla prova il fisico di questi che comunque sono dei ragazzi di 15-16 anni, se non fossero atleti loro, insomma. È vero, assolutamente. Intanto le inquadrature per il vincitore di questa gara Holly Caldwell con Gianluca Petekoff, che vince a suo modo nella classifica dei rookies, è infatti il primo oltre ad essere secondo nell'assoluta. E poi c'è un Federico Malvestiti, portacolori del Jenser Motorsport Team, pilota italiano, che conquista il terzo gradino assoluto del podio. Vediamo intanto che siamo pronti per cedere la linea alla nostra Camilla Ronchi, che dovrebbe essere proprio con Holly Caldwell. A te, Camilla. Sì, con Holly Caldwell la seconda vittoria a Formula 4, la prima è stata al Paul Ricard. So how do you feel after triple position and one victory? Yeah, it's been a great weekend so far. The Prema Theodore car, again, it's been amazing. We've been quick all weekend, showed it in qualifying, showed it in the race. So yeah, it's been really good. Beh, chiaramente molto molto felice dopo la pole position, ringrazia il team Prema, ha fatto molto bene anche in questa prima gara, adesso aspetta le prossime due gare. So congratulations, go to the podium, e noi ci vediamo invece i momenti più belli di questa gara con il commento di Fiammetta. Thank you. Thank you. Gara 1 del campionato italiano di Formula 4 dal circuito romano di Vallelunga, si parte con la prima pole position in carriera per il pilota britannico Holly Caldwell con la vettura del Prema Theodore Racing Team. In prima fila con lui parte Enzo Fittipaldi, secondo in classifica di campionato. Ci sono subito schermaglie, c'è anche subito l'ingresso di una safety car inizialmente per l'uscita di Morricone, e poi successivamente ci sarà, anzi precedentemente c'era stata anche l'uscita di Tacek. Vediamo poi ancora un momento incandescente della gara con il contatto proprio tra Fittipaldi e Lorandi, con il leader della classifica provvisoria Leonardo Lorandi che è costretto a parcheggiare a bordo pista, quindi gara finita per lui. Enzo Fittipaldi però si trova a ripartire dal fondo del gruppo, e per lui sarà una gara tutta in rimonta. C'è l'ingresso della safety car per il contatto tra Cohen e Anna Alcubaisi con la pilota del team Prema che è costretta a parcheggiare al tornantino. Alla ripartenza Caldwell riuscirà a conquistare la vittoria davanti a Gianluca Petekoff, che è primo dei rookies, con la terza posizione di Federico Malvestiti, mentre Fittipaldi con una bella rimonta chiuderà in ottava piazza. E questa quindi era gara 1 del campionato italiano di Formula 4. Ricordiamo ai nostri amici che ci saranno ancora due appuntamenti in questo weekend, quindi mi raccomando, tra l'altro, se domani vi trovate in zona, se siete a Roma, se siete nei dintorni del circuito di Vallelunga, venite assolutamente a trovarci, l'ingresso è gratuito, c'è un piatto ricco perché oltre al campionato italiano di Formula 4 ci sarà anche il campionato italiano turismo, quindi gara 2, abbiamo appena visto gara 1, avremo il campionato italiano sport e prototipi, avremo il trofeo Abarth Selenia, avremo la Seat Rosa SDK e avremo anche per la prima volta le Smart elettriche nella loro e-cup, quindi un piatto davvero ricco. E intanto siamo pronti per seguire il podio team Jenser con Malvestiti e con i colori del Prema Power Team, c'è Gianluca Petekoff, Prema Theodore Racing Team, anzi da quest'anno, e chiaramente stessi colori anche grazie per il vincitore Holly Caldwell, e grazie a Troncon del Prema Theodore Team che sale anche lei sul podio. Allora noi siamo pronti per chiudere questo nostro collegamento. Io ringrazio Giovanni Delfino di Autotecnica Motori per essere stato con noi. Grazie a te, grazie a voi tutti. Un saluto da Fiammetta alla Guidara, buona continuazione con gli ACI Racing Weekend, mentre intanto vediamo Giancarlo Minardi che sta consegnando i trofei ai protagonisti del campionato italiano di Formula 4. E sulle note dell'inno noi chiudiamo questo nostro collegamento con Vallelunga.